Perché scegliere un avvocato svizzero è più sicuro? La voluntary disclosure è un campo minato. Le trappole e i rischi sono tanti in tutte le fasi della procedura, che sarà lunga e complicata. Bisogna muoversi con i piedi di piombo per evitare le brutte sorprese. Dimostrerò che la scelta di un avvocato sul territorio svizzero offre vantaggi che un professionista in Italia non potrà mai offrire. Salve, sono Enzo Caputo, avvocato svizzero a Zurigo con SwissBankingLawyers.com. Ora vi parlo un po' dei rischi in fase di valutazione. La legge antiriciclaggio obbliga il professionista venuto a conoscenza di evasione alla segnalazione. Cosa vuol dire questo? La scelta del commercialista italiano che fa per te, per fare questo, ti aiuterò io a farlo. Sarò io personalmente ad avere i contatti con lui, evitando a te di esporti correndo pericoli. Ho alcune liste delle banche svizzere dei migliori commercialisti raccomandati dalle banche. Il tuo commercialista sarà gestito dalla Svizzera, un territorio dove il cliente gode di totale protezione. Nel caso tu avessi il tuo commercialista di fiducia, sarò sempre io a interagire, dandoti la massima riservatezza possibile. Ora ti spiego come funziona la raccolta e la verifica della documentazione. In Svizzera ci sono 327 istituti bancari diversi. Hai capito bene? 327. Ognuna con le sue modalità, la sua prassi e i suoi documenti diversi. Esse hanno il terrore della voluntary disclosure italiana. Ma non te lo dicono. Hanno paura che documentazione possa dare prova del coinvolgimento di banchieri attivi in evasione o che erano attivi in evasione. Come è successo in passato con gli Stati Uniti d'America e in Germania. Sono terrorizzati di venir tirati in ballo dal fisco italiano in futuro ed essere accusati di complicità con il cliente o addirittura averlo istigato e guidato favorendone l'evasione. Nel Non-Prosecution Program for Swiss Banks del Department of Justice americano hanno pagato cifre astronomiche per questo. Puoi star certo che quando gli andrà a chiedere i documenti che ti servono, ti forniranno il minimo indispensabile. Ciò che ti daranno solamente account statements, ti daranno solo numeri. Io invece chiedo la documentazione intera, mi serve tutto. Anche corrispondenza via email che è intercorsa, magari ci sono elementi che ti fanno risparmiare e mitigare le sanzioni in queste email. Io non ho un conflitto di interesse, perché non ho la banca che mi procura il mandato, come altri commercialisti, ma ho l'internet che mi procura il mandato. Quindi, quello che ti posso dire, non fidarti mai della banca. Lei farà il suo interesse e tu farai il tuo interesse. Anonimato. L'anonimato è molto interessante. Devi sapere una cosa. Dal momento in cui la documentazione sarà sul tavolo del commercialista, c'è pericolo che la documentazione va a finire nelle mani sbagliate. Basta una soffiata. Qualcuno che è venuto in contatto di quei documenti e visto il tuo nome ti segnala al fisco. In America li chiamano i whistleblowers. Per farti rendere conto del fenomeno, ultimamente nel Parlamento italiano c'è stata una proposta di legge che prevede addirittura un riconoscimento economico per chi denuncia, che può arrivare fino al 30% del denaro recuperato. Hanno copiato il sistema americano, anche là chi denuncia riceve il 30% di quello che è stato recuperato. Ma come faccio a dormire? Sono tranquilli? Ti posso garantire il totale anonimato fino all'ultimo istante, fino a quando ti presenterai all'Agenzia delle Entrate. Sono io che rendo i documenti anonimi e solo dopo li faremo entrare in Italia per essere lavorati dal commercialista. Nessuno, oltre a me, conosce il tuo nome e quello che stai per fare. E questo sarà così fino al giorno del filing. L'esperienza in questo settore è anche importante. Altri paesi, prima dell'Italia, l'hanno attuata. Lo stesso schema. Uno di questi sono gli Stati Uniti, come già detto prima.
sono centinaia di migliaia i contribuenti americani emersi che hanno aderito a questa legge. Ho seguito molti cittadini americani aiutandoli nel portare avanti la procedura ed evitandogli brutte sorprese. La legge è stata copiata dagli americani, anche il nome, Voluntary Disclosure. Sarò io il tuo alleato, lungo un percorso pieno di insidie. Ti garantisco la massima professionalità di avvocato svizzero, la mia conoscenza del sistema bancario elvetico e della legge italiana, la mia affidabilità sul segreto professionale e la mia esperienza in tema di rientro dei capitali, per supportarti in questa importante scelta. Non esitare a fare il primo passo. Prendi in mano il telefono e chiamami allo 0041442124404 e fisso subito un appuntamento. Non è mai troppo presto, ma spesso troppo tardi. Telefonami e avrai fatto il primo passo per risolvere il tuo problema. Grazie dell'ascolto. Aspetto la telefonata.